Tutti benvenuti in un nuovo video. Allora, vi avevo detto ieri che abbiamo fatto il vaccino. Purtroppo, come è successo l'ultima volta, Kevin è venuto un pochino di febbre, non tanta, perché era 38 dal sedere, ma ha tolto 0,5, quindi 37 e mezzo. Però molto probabilmente questa febbre gli dà molto fastidio. Eccolo qui, arriva mangiando il suo grissino. Amore, niente, quindi ieri sera è stato un incubo perché poverino lui aveva avuto la febbre, gli è venuta il pomeriggio, gliel'ho provata alle 4:35 e aveva 38, allora gliel'ho data chipirina, poi gliel'ho data, ho riprovato la febbre prima di andare a letto e ce l'aveva ancora, quindi ho deciso di ridargli la chipirina. Pensavo che sarebbe riuscito a dormire tranquillo, invece. Aspettate che sta arrivando. Ehi, ciao mamma. Ciao, bravo. Ehi, ciao, ciao con la manina. Amore, non si può prendere, direi proprio di no. Insomma, pensavo che avrebbe dormito bene, invece praticamente è stato piangere dalle 9:30 fino alle 11:30. Senza mai smettere, perché praticamente smetteva proprio 2 minuti. Perché avevo un sonno che non mi immaginavo, cioè letteralmente chiudeva gli occhi e poi iniziava a piangere, cioè poverino mi faceva una pena. Infatti non l'abbiamo lasciato nel suo lettino, l'abbiamo portato nel nostro lettone e non è servito a niente perché veramente il mio ragazzo ha dovuto prendere e andare in cameretta a dormire nell'altro letto singolo che abbiamo perché altrimenti non avrebbe dormito pochissimo e lui doveva andare a lavorare presto, quindi doveva svegliarsi alle 5, quindi è andata dall'altra parte, sono rimasta in camera con Kevin sdraiati, però veramente, è stato veramente stressante perché lui continuava a piangere e io non, veramente non sapevo più cosa fare perché la chipirina gliel'avevo data, io lo stavo coccolando eccetera, non aveva più la febbre perché gli era passato, comunque si era raffreddato, però probabilmente aveva un giro, un fastidio e non riuscivo a passargli e non riusciva ad addormentarsi. È stato veramente brutto, perché poverino faceva veramente pena, perché non sai come aiutarlo in questi momenti. Io cercavo di coccolarlo in tutti i modi possibili, continuavo a cambiare di posizione, lo prendevo prima su un fianco, poi sull'altro, poi in braccio, poi in piedi, poi seduti, poi sdraiati, veramente ho provato tutto. Fin quando alle 11:30 è proprio crollato, ma per sfinimento. Cioè calcolate che urlava talmente forte che mia suocera mi ha scritto un messaggio, perché lo sentiva piangere. E mi ha scritto se stava male, se aveva febbre. Purtroppo io, appunto, che Karen piangeva, non avevo il cellulare vicino, quindi non ho visto il suo messaggio. Allora lei è venuta su addirittura perché veramente lui sbraitava e niente, perché aveva paura che aveva la febbre alta. Invece non aveva la febbre, aveva più che altro un fastidio e niente. Poi stanotte è andata abbastanza bene, nel senso ha dormito anche se a volte frignava, però diciamo una cosa, diciamo, normale, niente di esagerato come ieri sera appunto. Mentre, cioè Masha mi sta mordendo i piedi, questa cagnolina qui mi sta mordendo i piedi, i piedi, vabbè. Mentre stamattina anche lì si è svegliato già frignando, quindi ho detto ok, la giornata parte veramente bene. Perché diciamo che l'ultima volta quando ho fatto il vaccino, sì, è stato male quel giorno e il giorno dopo non aveva più niente. Mentre stamattina si è svegliato ancora frignoso, allora gli ho dato il suo latte, poi gli ho misurato la febbre, quindi appunto ancora 38, sempre dal sederino. Niente, quindi niente, gli ho dato ancora la tachipirina e vedremo più tardi. Gliel'ho data alle, che ore erano? Erano circa le 8:30, quindi 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, minimo fino all'una quando va a letto. La prossima volta non gliela posso dare, ovviamente vedrò. Se adesso inizio a stare un po' meglio, non essere più fognoso o avere la febbre, la smetto. Perché mi hanno detto che la tachipirina non gliela devo dare solo se ha la febbre, ma in caso che io vedo che è molto frignoso, molto capriccioso, gliela devo dare lo stesso perché può avere in atto altri fastidi. Adesso vi faccio vedere cosa sta facendo col pistolino. Ehi, ma io volevo farti vedere.
cosa fai? Amore, apri la porta. Ah, buongiorno, principe. Come avete visto, sta decisamente meglio adesso, anche se fino a un quarto d'ora fa veramente sembrava che stesse delirando, perché era veramente molto capriccioso, molto fregnoso. Intanto lui sta giocando a chiudermi la porta in faccia. Niente, scusate il mio bellissimo outfit, ma sono in pigiama, perché mattina sono le 9 e niente, quindi ci vediamo dopo. Ok, vi tengo aggiornati intanto che Kevin ho messo di là adesso a dormire. Allora, stamattina gli ho dato poi la tachipirina e gli è passata la febbre, non, cioè febbre, alla fine non è febbre, febbriciattola. E niente, gli è passata, per fortuna, ha fatto un pisolino, si è svegliato per mangiare, ha mangiato tutto. E niente, adesso prima era fresco, quindi non avevo dubbi che non avesse la febbre. Allora siamo scesi un attimo giù dalla nonna del mio ragazzo, che dovevo prendere il pane perché ci arriva il pane a casa, e niente, sono passata di lì e sembrava fresco. Poi quando siamo andati via di lì iniziava a essere un po' più caldino, allora per scrupolo gliel'ho provato appunto prima di adesso di farlo andare a dormire, perché era un po' nervosetto. E niente, ce l'aveva 37,5 dal sederino, quindi praticamente non ce l'ha, però mi hanno detto che appunto se è nervoso ridargliela lo stesso, e minimo appunto di aspettare le 4 ore. Io gliel'ho data stamattina alle 8:30 e gliel'ho data adesso all'una, 1:15, e niente, quindi speriamo che poi si svegli e che non gli venga proprio più del tutto, così almeno è tranquillo anche lui. Più che la febbre, perché alla fine la febbre non è alta, anzi è bassa, non è neanche febbre, e probabilmente c'ha qualche dolorino da altro, un po' di nervosismo che gli è rimasto, perché si vede che non è lui. Un attimo ti sorride, l'attimo dopo frigna, e poverino, si vede che non sta tanto bene. Ok, sono venuta in camera perché ho paura di svegliare Kevin, che si è appena addormentato, sono le 2:30 e niente, non ho idea del perché non riusciva ad addormentarsi, continuava a frignare, eccetera. Sono stata lì mezz'ora con lui sdraiato a letto, però purtroppo non c'era niente da fare. Allora all'inizio è rimasto lì da solo, poi sono andata lì con lui, dopo adesso l'ho lasciato un po' da solo per vedere se si dava una calmata, perché aveva veramente sonno, e niente, più che altro è che aveva bisogno di dormire, e niente, adesso come avete visto si è addormentato. Speriamo che riesca a riposare almeno un pochino, perché è veramente tanto tanto frignoso, poverino. E dopo circa mezz'ora ecco chi si è svegliato. Ok, quindi Kevin non ha dormito assolutamente niente, ha dormito mezz'oretta ed è già sveglio. Bene. Ok, visto che il piccolino è proprio tanto nervoso, non vuole stare giù dalle braccia, se non appunto adesso, perché gli ho messo lì così, devo mettere sulla copri divano, soltanto che ho bisogno che qualcuno mi dia una mano perché è da tirare forte. E ieri sera con il mio ragazzo non abbiamo avuto tempo perché doveva venire un signore della Redissima che poi non è arrivato. E quindi niente, il piccolino adesso è lì seduto con una coperta, si sta guardando le sue canzoncine. E niente, sembra essersi un pochino tranquillizzato adesso che gli ho messo la sua canzoncina, speriamo bene. Ok, allora vi aggiorno. Niente, il piccolino, quindi, allora, pomeriggio, siamo appena tornati da poco. Praticamente il mio ragazzo è arrivato per le 5:30 e ho dovuto portare Mascio dal veterinario perché ha ancora i vermi. E non è bastata la prima dose che è stata fatta e non è bastato il trattamento che le aveva fatto per la dermatite, che ha detto che avrebbe eliminato anche i vermi, quindi dovevo fargli un altro, però purtroppo sono arrivata lì e la veterinaria ha avuto un'urgenza e è dovuta andare via, quindi non c'era. Nel frattempo appunto ho lasciato Kevin a mia sorella, che era qui da me, che le serviva il computer, e loro hanno avuto un problema con internet, quindi è venuta qua a casa mia. Allora ha tenuto lei nel frattempo Kevin,
Soltanto che io l'avevo detto l'ultima volta la tachipirina Kevin all'una. E quindi le ho detto, io sono andata via per le 5 e mezza, ho detto poi di controllare in caso quando tornava su da mia suocera, perché mia suocera l'ha portato via un attimo, di controllare se aveva la febbre e se ce l'aveva di dargli la tachipirina. Sapendo che lui comunque la febbre comunque non è che resta a quei 37 ma inizia a salire. Quando lei mi ha chiamato mi ha detto che ne aveva il termometro segnava 37,6 dal sedere. Allora, piuttosto che fargliela salire, appunto farlo stare male e poi la sera dovergliela dare tardissimo e quindi beh, non l'avrei svegliato, però so che lui avrebbe pianto magari fino a tardi per la storia della febbre e queste cose qua, quindi anche per una questione temporale gli ho detto dagliela, non farla alzare, dagliela. Anche perché era nervoso, eccetera, quindi niente, gli ha dato la tachipirina alle 5 e mezza e niente, adesso gli ho fatto il bagnetto e niente, l'ho messo a letto e speriamo dorma un pochino perché appunto oggi pomeriggio non ha dormito tanto, poverino, e infatti ha strasonno e niente, speriamo dorma anche stanotte e niente, vi aggiorno ancora domani mattina e basta. Ok, buongiorno a tutti! Lui si è appena svegliato, c'ho tutti i segni qua così sulla faccia. Salamella! Niente, per fortuna stamattina si è svegliato, tutto bene. Adesso sono le 11 e niente, non ha più la febbre, sta molto meglio. E quindi meno male che gli è passato, sta molto 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 meglio. Niente, sorride, l'unica cosa ha un pochino di raffreddore. E niente di che, per il resto è tutto a posto. Sono contentissima perché almeno finalmente non sta più così male, non è fregnoso. E niente, infatti oggi giocava già da solo, vero? Adesso è un po' intontito che si è appena svegliato. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao ciao!